domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane. Buongiorno, buongiorno, alle nostre spalle c'è lo splendido borgo di Soverato Superiore, alle nostre perché io sono in compagnia di Rosy Urso, buongiorno. Buongiorno a te Anna Maria e buongiorno a tutti i nostri telespettatori e benvenuti nel borgo di Soverato Superiore, ricco appunto di fascino, di arte e tradizioni, quindi noi seguiremo la messa come tutte le domeniche, a Domenica in Piazza, dopo ci ritroveremo qui in questo piazzale per parlare del borgo ma non solo. Certo, una location individuata proprio da Rosy che ci svelerà attraverso i suoi contributi tutte le meraviglie, soprattutto riguardanti la chiesa di Maria Santissima Addolorata. La messa è iniziata, la sta curando Don Giorgio Pascolo e quindi noi andiamo di... Chi era perduto, abbi pietà di noi. Cristo pietà. Signore Gesù, parola del Padre nuovo. Abbi pietà di noi. Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. La quarta domenica di Avvento quest'anno coincide con la vigilia del Natale, a stretto contatto quindi con il grande mistero della Natività e noi a breve saremo proprio in corsa con le letture per poter davvero godere di questa domenica, la quarta di Avvento. Dopo la testimonianza di Giovanni Battista, ecco la testimonianza di Maria, la Madre di Dio che ha serbato preziosamente in cuor suo le grandi cose che il Signore aveva fatto per lei. Il concepimento virginale di Cristo, così chiaramente esposto nel Vangelo di oggi, non è un fatto isolato a sé, ma meno come il modo più adatto per la nascita del Messia. Ci è dato come sicurezza che il figlio nato da Maria sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va, fa quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va e di al mio servo Davide, così dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti. Io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato. Ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più, e i malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il tuo regno. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Parola di Dio. Regniamo grazie a Dio. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà.
canterò per sempre l'amore del Signore. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. Canterò per sempre l'amore del Signore. Egli mi invocherà, tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Canterò per sempre l'amore del Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo, che annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture dei profeti, per ordine dell'Eterno Dio, annunciato a tutte le genti. A Dio, che solo è sapiente, per me Amen. Parola di Dio. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. La nascita di Gesù dalla Vergine Maria non è una verità aggiunta alla verità dell'incarnazione, è parte integrante di questo stesso mistero. È la divina condiscendenza per mezzo della quale viene richiesto il consenso di Maria perché possa realizzarsi il progetto divino e ciò che San Paolo chiama la rivelazione del mistero taciuto per secoli eterni, ma rivelato ora a tutte le genti perché obbediscano alla fede. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere Maria, perché ha trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai. Sarà grande e verrà chiamato di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'esso un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. A
Anzitutto il mio saluto affettuoso e gioioso a tutti voi che siete convenuti a questa celebrazione della quarta domenica di Avvento, vigilia anche del Santo Natale. Ma un saluto particolare e affettuoso esprimo a quanti con noi attraverso Telemia sono collegati in questo momento nella gioia a pregare insieme, i malati in modo particolare, nelle loro case. Tanti lì assistono e sono loro vicini all'affetto e la disponibilità a servire loro perché servono Cristo. Quello che avete fatto ai miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. La parola di Dio giunge nei cuori di tutti con la speranza di portare quella gioia profonda che solo il Signore può offrire a ciascuno di noi. E questa mattina, ascoltando i testi che ci propone la quarta domenica di Avvento, tocchiamo il vertice di questa presenza gioiosa nel Signore, nell'umanità. Difatti ascoltiamo la pagina bellissima, commovente e vibrante, carica di sentimenti profondi di gioia, l'Annunciazione. Rallegrati Maria, ecco la parola, la prima parola di questa domenica, che poi segue alla domenica, rallegratevi tutti nel Signore, ve lo ricordate? Bambini, giovani e quanti siete in ascolto, rallegratevi tutti nel Signore, perché il Signore è vicino. Questa mattina, quarta domenica, noi ancora sentiamo questa parola, rallegrati Maria, il Signore è con te. E questa gioia che il Signore infondeva nel cuore di Maria doveva essere la nostra gioia perenne, perché in lei veniva ad abitare il Signore. La gioia non è un sentimento caduco, passeggero. Gioia è incontrare una persona, è incontrare Cristo, e Lui la nostra gioia. E Maria accoglie nel suo grembo purissimo, immacolato, il Verbo eterno che diventa carne. Dio si fa visibile, si fa toccare. Maria lo sente nel suo cuore, ma lo sente con la fede. Perché alla gioia segue l'altra parola di Maria, la fede. Perché il Signore le chiede di credere. L'angelo le dice a Maria, affidando una missione grandissima, temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Ecco, il Signore allora a questa creatura la eleva alla dignità di madre. E non c'è gioia più grande della maternità. Forse oggi questo concetto di stupirsi di fronte ad un bambino che nasce
è un po' opaco. Opaco per i tanti problemi anche che forse una mamma pensa per il futuro del proprio bambino, ma invece riveste quella luce smagliante della vita che è sempre vita. Nascere vuol dire percorrere un cammino di speranza. E Maria, nella gioia, dice il suo sì ad essere madre, pur comprendendone le opacità, come le mamme di oggi. Ma com'è possibile? Quindi quello stupore opaco, ma profondamente gioioso e perenne, dà più risalto alla vita. Com'è possibile? Lo Spirito Santo, che bellezza, che grandezza. Allora c'è la forza divina che fa camminare la vita, protegge la vita, tutela la vita. E Maria, quando ascolta che è lo Spirito Santo, dice il suo sì. Quello che umanamente parlando può diventare difficile e tante volte impossibile, diventa possibile con la grazia. Non temere, Maria, hai trovato grazia presso Dio. Ecco allora la bellezza della fede, la gioia di credere. Quindi gioia e fede sono due concetti che vanno uniti intimamente. E Maria si dichiara docile, eccomi, Signore, si compia in me la tua parola. E la parola si fa carne in lei, diventa tangibile, visibile. Carissimi, siamo ormai... Vogliamo avere gli stessi atteggiamenti di gioia e di fede di Maria. Prepariamo il nostro cuore come la culla per adagiarsi il bambinello Gesù. Vuole nascere nel cuore di tutti, nel cuore dei bambini, nel cuore delle famiglie, degli ammalati, dei poveri, degli emarginati, di quanti si sentono forse non amati. Ma c'è il Signore che di tenerezza avvolge tutti. Vi annuncio una grande gioia: sentiremo questa notte la voce degli angeli che annunciano questa gioia. Oggi è nato per voi il Salvatore, che è Cristo Signore. Ed ecco, e muoversi, andare verso il Signore che viene, donando tutto noi stessi, quello che siamo, la nostra pochezza, la nostra povertà, il nostro nulla, e Lui lo farà tutto. Ecco allora, buon Natale ci possiamo dire nella gioia dei nostri cuori. Buon Natale di Gesù, ma un Natale che ci fa pensare a Lui, che nasce nel mio cuore, e il mio cuore accoglie, si rende disponibile, pronto come il cuore di Maria. Eccomi, come il cuore di Giuseppe, che fa quello che il Signore gli chiede, come il cuore dei santi, che nel corso dei secoli, da 2000 anni, hanno attinto per il cammino di santità alla notte santa di Natale.
pensiamo ai grandi Anna, Alessandro Manzoni, che proprio si convertì nella notte di Natale. Pensiamo a Santa Teresina di Gesù bambino, che la notte di Natale scoprì qual era il posto che aveva nella Chiesa: amare, l'amore. E quindi tutti possiamo amare, dobbiamo amare, per far nascere in un deserto del mondo il giardino della vita e della speranza. Augurio, e con questo abbraccio a tutti quanti voi presenti e uniti nella gioia attraverso di gioia natalizia con Maria, la madre di Gesù. Amen. Credo in un solo Dio. Fratelli e sorelle, imploriamo Dio Padre Onnipotente per intercessione di Maria Santissima, esempio di coloro che attendono nella speranza, perché la venuta del Salvatore faccia rifiorire la giustizia, la bontà e la pace. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché compie con umiltà e generosità la missione di presentare Cristo all'umiltà, sull'esempio di Maria Santissima, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i cristiani, perché in vista del Natale si accostino ai poveri e agli emarginati e li sentano come la carne di Cristo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché le donne in gravidanza, perché il bambino che portano in grembo sia da tutti considerato come benedizione di Dio e speranza per questo mondo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui presenti, perché nelle scelte della vita impariamo a dire sempre di sì a Dio, come Gesù, come Maria e Giuseppe, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ascolta, o Padre, le preghiere che ti innalziamo in unione con Maria, figlia di Sion. Affrettino la venuta del tuo figlio tra noi e ci ottengano di vivere questo tempo di attesa
come ritorna alle sorgenti della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Onnipotente. Accogli, o Dio, i doni che presentiamo all'altare e consacrali con la potenza del tuo Spirito, che santificò, Signore.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. La Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con il ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare il suo Natale ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella sua lode. Per questo dono della tua benevolenza, unita agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Thank you.
dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri interiori. Questo sacrificio di riconciliazione nella fede e nell'amore, la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vincenzo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la libertà e la fiducia di figli, diciamo. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre. Nell'attesa che si compia beata e salva Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza, tu la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace. Secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Come figli del Dio della pace, scambiate un gesto di comunione fraterna. Pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh, Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma che sia fatta la parola, ma io sarò salvato. Thank you.
Vi abbiamo fatto godere appieno questo momento di comunione, momento che, come l'intera celebrazione, Don Giorgio ha curato con grande garbo. L'avvento è l'avvenimento di una venuta, lo dice anche l'Orizzonte, il periodico interparrocchiale della Vicaria di Sovera. Risposta alla drammaticità della domanda dell'uomo: chi sono e dove vado? Quella domanda dà un senso al giorno, a tutto ciò che facciamo e al per chi lo facciamo. Siamo uomini che costruiscono una casa per rispondere al loro bisogno di farla e di lasciarla come dono ai propri figli. E l'Orizzonte è per questo territorio, come anche tutte le citazioni fatte da Don Roberto a tutti gli altri collaboratori, e per questo territorio, dicevo, un punto di riferimento per quanto riguarda non solo le nozioni religiose ma anche gli appuntamenti e gli avvenimenti. Preghiamo. Ho dato il pegno della vita eterna, ascolta la nostra preghiera. Quanto più si avvicina il gran giorno della nostra salvezza, tanto più cresca il nostro fervore per celebrare degnamente il Natale del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Accogliamo gioia la benedizione del Signore in questo giorno che precede il Natale. E desidero ancora una volta rivolgere i miei auguri a tutti con noi attraverso Telemia, che ringrazio sentitamente per aver avuto questa attenzione al comune di Soverato e quindi a questa parrocchia, la più antica, che ha le radici e l'identità propria della città di Soverato. Ed è un momento bello non soltanto di Chiesa, che ci trova uniti, anche per tesi sparsi nel mondo, perché Telemia arriva in tutto il mondo, e quindi grazie anche agli operatori di Telemia che portate la gioia del Vangelo nelle famiglie e risvegliate anche la gioia civica dello stare in piazza, domenica in piazza. E la vostra trasmissione proprio in un tempo in cui uscire dall'individualismo ed essere più comunità, voi attraverso la vostra emittente, che è un raggio di espansione, di estensione, potete anche risvegliare bene questo senso di partecipazione alla vita ecclesiale e civica, come adesso
farete anche attraverso il momento esterno. Bene, il mio augurio a tutti i malati, a tutti quelli che in modo particolare hanno difficoltà in questi giorni di Natale, ad avere un sorriso, una carezza, una parola buona. Arriva in questo momento allora questo sorriso, questa carezza e questo affetto di una comunità orante e unita insieme nella preghiera. Il canto che adesso i bambini vogliono eseguire dopo la benedizione vuole far giungere questa tenerezza, questa carezza e questo sorriso in tutte le case. E quindi i nostri bambini del catechismo con un canto vogliono porgere anche questi auguri ad ogni cuore, a tutti i cuori, perché di tutti questi cuori, nel cuore di Gesù bambino, possiamo scrivere tutti amore, e così costruiremo, come diceva il dell'amore, e speriamo la benedizione del Signore. Inchinate il capo per la benedizione. Dio, grazia di celebrare questo giorno di domenica, vigilia del Natale, vi santifichi con la luce della sua visita. Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie, sugli ammalati, su quanti sono soli, e vi rimanga per sempre. Amen. Vi do gli orari di domani, giorno di Natale: la messa di mezzanotte alle 23:30. Poi la mattina alle 9 la messa dell'aurora e alle 11 la messa del giorno. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. La buona giornata ce la faremo dare dai bambini a breve. Intanto vi annuncio che tra poco io e Rosy saremo all'esterno della chiesa per parlarvi ancora di questo territorio, per scoprire tanti appuntamenti, per scoprire
come in realtà questa chiesa non sia altro che uno scrigno grazie al Gaggini e alle sue opere. Scopriremo la Pietà, scopriremo Lecce Homo, vedremo come questo scultore e architetto rinascimentale che ha lavorato soprattutto in Calabria e in Sicilia abbia lasciato un'impronta anche michelangiolesca, perché lui nel 1505, recandosi a Roma, rimase proprio impressionato. Quindi a tra poco fuori da questa splendida chiesa. I profeti nasce in Israele, sarà chiamato Emanuele. Noi attendiamo il Re divino, Gesù bambino. Noi attendiamo il Re divino, non tardare, Gesù bambino. L'hanno aspettato tutte le genti, grandi e piccini, anche i potenti. Maria ha accolto lì nel suo cuore, donando a tutti il Salvatore. Tutti i santi stanno ad aspettare, questo bambino vuole tornare, torna ogni anno e in ogni cuore, lui porta pace e tanto amore. Noi attendiamo il Re divino, noi ti aspettiamo. Totò diceva che a volte è difficile fare la scelta giusta, perché o sei roso dai morsi della coscienza o da quelli della fame. Royal Bistro e Royal Bar a Locri, la strada del gusto e via Tevere. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the 114-3581. Aquino e Stirolo, rubinetteria, arredo e accessori bagno, pavimenti e rivestimenti interni ed esterni per ogni tipo di locale, camini, termocamini e stufe a pellet, strutture in legno lamellare. You're the getaway car, you're the line in the sand, when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to see.
sé. La tua casa, dentro e fuori, ha bisogno di tempo e novità. Noi te la restituiamo completa. Aquino Ceramiche e Marmi, a Marina di Gioiosa Ionica. But you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Cormar nasce come risultato di 25 anni di impegno per costruire una forte reputazione nel settore dell'autoriparazione. Integrità, coinvolgimento, crescenti investimenti hanno condotto alla creazione del marchio Cormar. I prodotti e la loro funzione garantiscono un incremento e perfezionamento delle prestazioni dei motori, rispettando tutte le norme che ne preservano l'ambiente. Cormar è da sempre motivo di orgoglio e soddisfazione per coloro che ne fanno parte, aspetti derivanti dalla dedizione e dalla passione verso un progetto che non si pone confini. Cormar, di Marcello Cordiano, in Viale Europa, a 5 Frondi. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten. Children listen to hear sleigh bells in the snow. Michele Affidato, orafo. Affidato, orafo. Piazzale, bello, tanto bello, molto borgo. Eh sì, c'è un clima davvero non solo natalizio, ma si respira, come dicevo prima, la tradizione, l'arte, il fascino del borgo in questa giornata. Noi però abbiamo assistito intanto alle parole, alle belle parole di Don Giorgio Pascolo, e noi adesso però lanciamo un servizio, Anna, che racconta in pochissimi minuti, in breve ovviamente, quella che è Soverato Superiore, quindi con le sue peculiarità. Breve, però penso che abbiamo toccato i vari punti del paese. Thank you.
A pochi minuti dalla marina è possibile immergersi nella tranquillità del borgo di Soverato Superiore. Con le sue viuzze e case basse costituisce il primo nucleo urbano della cittadina di Soverato, che dalla nascita della ferrovia ionica con la strada statale 106 si è invece espansa sulla costa. Spicca in posizione dominante la chiesa Maria Santissima Addolorata, che ospita la Pietà di Antonello Gaggini, opera scultorea cinquecentesca, Lecce Homo, sempre del Gaggini, piccolo bassorilievo in marmo con i simboli della passione, senza dimenticare il crocifisso ligneo di Fra Angelo da Pietrafitta, risalente al XVII secolo, che dopo un lungo ed accurato restauro è stato restituito alla pietà popolare, ammirato da tutti per il suo straordinario valore artistico. A pochi metri dalla chiesa arcipretale, Ucchiano. Teatro un tempo non molto lontano di sagre di prodotti tipici e manifestazioni culturali. Dall'alto è possibile ammirare Soverato Vecchia, un luogo incantato dove tutto sembra immobile. Una finestra su un passato non certo glorioso, ma pur sempre prezioso quando vive nella memoria. Un sito archeologico che si presenta ai nostri occhi come un borgo immerso nel silenzio, in attesa che qualcuno si riappropri di quella identità perduta e permetta a quelle pietre, agli edifici, alle case, di trasmettere la propria storia. E allora addentriamoci in questo percorso dove ai ruderi si accompagnano le ricostruzioni virtuali, all'archeologia delle cose abbandonate, la popolari, leggende e vite. Eccoci sempre in diretta qui da Soverato Superiore. Intanto sono insieme ad Antonio Chiaravallotti, che è componente del Consiglio Pastorale, nonché presidente dell'Associazione Soverato Incanto, Vincenzo Cilurzo, componente sempre dell'Associazione Soverato Incanto, ma non solo. Ecco, parliamo intanto con te, Antonio. Abbiamo assistito quest'oggi a delle belle parole da parte di Don Giorgio Pascolo. Siamo in questo borgo che è ricco di storie e di tradizioni. Ecco, diciamo qualcosa. Sì, innanzitutto mi ha colpito molto l'omelia di Don Giorgio. Oggi ha detto delle parole bellissime per gli ultimi, per... voi lo sapete, Don Giorgio è molto sotto questo aspetto, molto vicino alle persone che soffrono e che sono sole, che hanno bisogno. Io faccio parte pure dell'associazione, sono il presidente dell'associazione Soverato Incanto, nonché quello che promuove tutte le attività a Lucchiano, che è il centro storico di Soverato. Noi siamo nel centro storico, la chiesa è situata nel centro storico di Soverato e Lucchiano dell'itinerario obbligato di coloro che vengono a visitare sia la chiesa, quindi la Pietà del Gaggini, e poi inevitabilmente vengono a Lucchiano perché c'è il centro storico dove ci sono 7 frantoi, era l'economia del paese, i frantoi, e lì addirittura ce ne sono 4. Quindi cosa vuole? Lì si svolge tutte le attività che noi facciamo qui a Soverato Superiore, buona parte presentazione di libri, degustazione dei piatti tipici di Soverato Superiore, che non dimentichiamo a Soverato Superiore. Ecco, Antonio davvero ha arricchito anche rispetto alla scheda che abbiamo di presentazione, che abbiamo mandato in onda, in cui abbiamo raccontato così in brevi minuti il borgo di Soverato Superiore. Tu hai arricchito di particolari e hai citato proprio il Chianu, che è un posto bellissimo, molto curato. E io dicevo, nel servizio, proprio in un tempo non molto lontano era teatro di manifestazioni gastronomiche, appunto citavamo queste prelibatezze, queste peculiarità che vi sono qui, e anche culturali, anche io vorrei parlare adesso con Vincenzo Cilurzo, che fa parte sempre di questa associazione. Avete organizzato, tra l'altro nasce proprio qui nel borgo di Soverato, l'associazione Soverati Incanto.
Sì, nasce qui a Soverato da un'idea di alcuni soci fondatori che hanno voluto un po' costituire questa associazione per riscoprire un po' l'identità della città di Soverato, rappresentando come simbolo anche la panchina che ha rappresentato la civiltà della Ruga negli anni, perché in questi vicoletti era solito incontrare gruppi di persone dai più giovani ai più anziani che raccontavano un po' dei loro percorsi di vita, e da lì tutti noi abbiamo tratto un po' un'esperienza importante. E io, a me piace ricordare un po' un tratto di una poesia di Vincenzo Chiefari, scrittore e poeta di questo paese, che ha avuto i suoi natali a pochi metri da qui, il quale dice in questa poesia: ho visto borghi, ho visto città, ma paesi belli come Soverato non ne ho visto. Sicuramente è un eccesso, ma questo dimostra quanto sia viscerale l'attaccamento dei quelli che siamo nati a Soverato, nel centro storico, genitori soveratesi. Antonio ha detto molto riguardo un po' a quello che era l'economia del paese. Oltre ai frantoi, Soverato Superiore aveva una fiorente attività artigianale, come tante sartorie, c'erano falegnamerie, c'erano tanti artigiani che lavoravano il ferro, barbieri. Oggi un po' abbiamo assistito a uno spopolamento commerciale di Soverato Superiore. Rispetto agli altri borghi è molto più vicino alla marina, però adesso stiamo assistendo a un rientro dal punto di vista demografico, perché probabilmente il fatto che gli immobili abbiano, dal punto di vista commerciale, siano più abbordabili, le persone stanno un po' riscoprendo e risalendo un po' verso il borgo. Ecco, interessante spiegazione quella che ci ha fornito Vincenzo Cilurzo, un borgo che andrebbe valorizzato un po' di più, ma questo è un altro discorso che affronteremo magari dopo Natale. Ecco, parlavi prima della Pietà del Gaggini, un'opera di un immenso valore artistico che è custodito proprio nella chiesa qui arcipretale. Io, prima di mandare il servizio sulla Pietà, volevo concludere con te, Antonio, proprio come associazione Soverato Incanto voi avete organizzato degli importanti appuntamenti che riguardano la Pietà, ma tutte le opere, ricordiamo, non c'è solo la Pietà, questa è la più importante, ci sono altre opere all'interno della chiesa. Eh sì, c'è la Pietà e poi c'è anche il bassorilievo sempre attribuito al Gaggini, e poi abbiamo anche il crocifisso ligneo del 1700, ma di questo forse vi parlerà più dettagliatamente. Attenzione, addirittura fare il busto del Gaggini, che non so se voi l'avete visto, ma è collocato quasi accanto alla Pietà, vogliamo farlo in bronzo e dargli proprio una collocazione a Soverato, una piazzetta, qui vediamo, stiamo studiando insieme a tutti gli associati, una collocazione adeguata a questo busto del Gaggini, addirittura una piazzetta pure chiamandola Piazza Antonello Gaggini. Quindi, anche perché quando avremo i 500 anni nel 2021 ci stiamo già preparando a questo grande evento che è quello del 500° anno della Pietà. Noi siamo coinvolti proprio in prima persona, diciamo, in questo progetto. Divulgarlo, questo è quanto. Bene, vi ringraziamo formulandovi naturalmente i migliori auguri di buon Natale, di una serena notte di Natale, di una giornata di Natale. Noi lanciamo a questo punto il contributo che riguarda la Pietà del Gaggini, dopo avremo modo di parlare anche di tutte le iniziative, magari lo faremo con Don Giorgio, delle iniziative che avete organizzato anche come parrocchia insieme a bambini, una delle ultime, quella dell'8 dicembre. Se è pronto il contributo possiamo mandarlo in onda. Posta su una collina panoramica si trova il borgo medievale di Soverato Superiore, nella cui chiesa di Maria Santissima Addolorata è custodita un'opera d'arte di notevole fattura.
e la Pietà, scolpita nel 1521 da Antonello Gagini. Una scultura splendida, forse una delle opere più belle che l'artista palermitano eseguì. Restaurata presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze e oggi conservata nella chiesa arcipretale di Soverato Superiore, dove giunse fortemente danneggiata a causa del sisma del 1783. La figura della Vergine è maestosa e soave allo stesso tempo. Coperta da un ampio mantello, modellato con grande maestria, il Gagini seppe infondere la purezza e la dignità della Madre di Dio. Lo sguardo è carico di intimo pathos, in cui si fondono dolore e compostezza. Nella figura del Cristo morto colpisce l'abbandono dei muscoli, il suo corpo appare suggestivamente privo di peso. La sua leggerezza pare decisamente contribuire ad infondere all'intero blocco marmoreo quella sensazione di calma e di compostezza che può considerarsi la peculiarità dell'opera. Poggiata su una moderna base di marmo, l'opera meriterebbe, oltre a una maggiore attenzione, anche una migliore collocazione, poiché l'angusto spazio che le è stato riservato non consente un'accurata visione. Nella stessa chiesa è conservato anche un basso rilievo del Gagini, la Pietà con un altro. Sgarbi, dopo aver visitato la Pietà, scrisse sul registro del desiderio un capolavoro di cotanta bellezza, carico di fascino e di sacro mistero, che merita una valorizzazione degna delle grandi mortali opere dell'arte italiana. Di nuovo in diretta da Soverato Superiore in compagnia di Don Giorgio, perché finora la testimonianza era stata quella di Giovanni e oggi arriva la testimonianza di Maria. Ed è una giornata veramente mariana, perché tutto l'avvento è mariano, si può dire, perché Maria ci prepara in tutto questo tempo che abbiamo vissuto insieme al giorno di Natale, per cui una grande portare questo messaggio mariano Dio che dobbiamo dire al Signore oggi anche come lei, eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che tu hai detto. E allora viviamo questo Natale con grande entusiasmo e con grande speranza, con il cuore stesso di Maria. Ancora una volta io esprimo il mio vivo ringraziamento a tutti gli operatori di Telemia che hanno voluto scegliere questa giornata per condividere con noi questo momento di gioia mariana. Poi, certo, perché noi eravamo curiosi, noi volevamo sapere da quanti anni lei è qui. Sono da 32 anni in due tappe, una prima tappa dal 1978 al 91, poi dal 99 ad oggi. Le mamme, certo. Si ricordano più le catechiste, il parroco, come diceva lei, è il primo catechista, che, ma se non ha l'ardente entusiasmo delle catechiste fa poco, con loro invece possiamo fare molto di più noi parroci, e quindi la mia gratitudine la esprimo anche pubblicamente qui da questo sagrato, a loro che danno il massimo delle loro energie spirituali, culturali
soprattutto vogliono portare a Gesù i bambini, e lo riscontro proprio ogni volta che facciamo catechismo. Le loro peculiarità umane. Intanto i loro bambini sono ancora impegnati nel canto. Io mi affido a Rosy adesso per conoscerle meglio. Sì, allora conosciamo i loro nomi perché davvero, come diceva Don Giorgio, l'impegno che hanno profuso e profondono periodicamente, quasi quotidianamente con questi ragazzi, che insomma non è sempre semplice. Intanto il vostro nome? Margherita. Maria. Anna Maria. Monia. Ecco, Don Giorgio, io ritorno da lei per ricordare, a proposito di impegno profuso, per ricordare la recita che si è svolta proprio nel giorno dell'Immacolata con questi bambini che hanno così seguito con amore appunto le catechiste, ma non solo, perché c'è stato un impegno da parte di molte realtà, ecco, in attesa del Redentore. Tra l'altro abbiamo anche delle immagini in regia, se le possiamo mandare in onda, giusto per ricordare quei momenti emozionanti. E mi ha colpito molto quel giorno. Il progetto che è quello. Il problema, cosa preparare per Natale con questi bambini? E allora si pensava di fare questo, fare quell'altro, ma poi è venuta fuori un'idea molto semplice: perché non prendiamo il Vangelo di Luca, che ci parla dell'annunciazione, della natività di Gesù, e far conoscere ai bambini bene, imparandolo questo testo con i canti? E di fatto abbiamo, con semplicità, ci siamo avventurati a fare questa recita biblica, si può dire, proprio dal punto di vista di testo del Vangelo di Luca, ed è riuscita abbastanza bene, perché il Natale attraverso anche i canti, la recita, e poi l'hanno messo in diverse giornate, perché sono state fatte molte prove, e quelle sono state anche giornate di impegno catechistico per i bambini. Quindi vuol dire che i bambini sono appassionati e seguono con gioia anche il catechismo. Ecco, intanto la nostra regia ci sta proponendo le immagini che si riferiscono a quella manifestazione, ma vogliamo parlare anche di altre iniziative che magari la parrocchia ha in serbo, sta preparando per la comunità. L'iniziativa principale è quella della visita pastorale che farà il nostro vescovo nell'anno prossimo. In tutte le zone pastorali, perché la parrocchia, questo è il centro, la chiesa al centro, però ci sono zone cosiddette periferiche, ma fanno parte dell'unico corpo, però l'espansione delle famiglie è verso queste periferie, dalla parte nord, dalla parte sud, est e ovest, per cui vorremmo in queste zone portare Gesù nelle famiglie. Allora impiegheremo le catechiste come missionarie, il consiglio pastorale, tutte le forze vive della parrocchia, perché questo senso comunitario si risveglia nell'attesa della diocesi, Monsignor Vincenzo Bertolone, che ha indetto la visita. Vogliamo essere chiesa in uscita, questo Papa Francesco ci chiede, e questo cerchiamo di fare oggi in questo momento così difficile. Dicevo anche nell'omelia che oggi siamo un po' in un individualismo esasperato, per cui dovremmo un po' uscire. Allora Telemia ci sta aiutando sia nelle piazze, no? Come dicevo, attraverso i commenti che io sento, seguo tanto Telemia. Lo sappiamo che è un nostro fan, è un nostro telespettatore. Benissimo, proprio. Mi complimento ancora una volta con voi operatori e operatrici di questa emittente, e anche consentitemi di fare i miei complimenti ad Anna Maria in Platini. Benissimo, Anna Maria, c'è pure la catechista che si chiama Anna Maria.
per il commento che fa anche nelle trasmissioni di Telemia, e quindi il significato religioso, culturale, sociale anche, e quindi io apprezzo molto questi commenti, perché dà la gioia in una chiesa dove viene trasmessa la messa di sentirsi proprio una famiglia, di essere in una casa a vivere insieme e condividere questa gioia della preghiera, dell'ascolto della parola di Dio. Proprio quando si ascolta in chiesa e la si riceve con affetto questa parola, si incarna poi nelle giornate nelle quali il Signore ci chiama a vivere con impegno la nostra missione e la nostra vocazione cristiana, e grazie anche a lei con cui abbiamo dovuto anche preparare questa giornata. Mi ricordo la sera fredda, sì, qui, che è venuta qui a dirmi dove poi metteremo. È veramente simpaticissimo, è un piacere ascoltare sempre Don Giorgio. Dove metteremo la regia mobile? Sì. Dove metteremo la regia mobile? Quindi con quel freddo, ma era peggiore. Pungente, di pungente. Pungentissimo. Don Giorgio, io la interrompo un attimo perché parliamo anche del coro, ma solo così brevemente prima di passare poi ad Anna Maria la parola. Il coro della parrocchia, ci sono anche altre realtà che riguardano Soverato Superiore. Solo un saluto magari, ecco, ai ragazzi del coro e alla sua maestra Anna Tropea. Esatto, il coro è parte integrante della vita comunitaria, non ci sono domeniche senza il coro, ma c'è un impegno costante, perché ormai la maestra è trentennale, si può dire, come esperienza di tanti, e quindi non solo ha la professionalità di dirigere un coro, come ha detto anche il nostro arcivescovo quando, venendo qui per le cresime, ha voluto dire del nostro coro che è un coro divino, ha messo questo aggettivo, e quindi i nostri complimenti e le mie congratulazioni più vive a tutto il coro, tutti e singoli i componenti del coro, e alla maestra e a Francesco anche alla chitarra, che di domenica in domenica portano la gioia della fede in tutta la comunità. Benissimo, e allora io a questo punto, eccola, non avevo visto Anna Tropea, bravissima soprattutto davvero con questi bambini che a volte ovviamente fanno arrabbiare tra virgolette, ma è nella natura dei bambini e guai se non fosse così. Ecco, un commento da parte tua, perché ti abbiamo vista all'opera spesso. Sì, grazie. Comunque io voglio innanzitutto ringraziare Don Giorgio, perché ha sempre parole lodevoli nei nostri confronti e anche per me. È una cosa che faccio con passione, è un servizio che faccio e che facciamo, rendiamo alla nostra comunità, alla nostra parrocchia. Con i bambini poi, sì è vero, fanno arrabbiare, però è uno spasso, perché poi vederli, cioè ascoltarli alla fine, il risultato finale è quello che mi incoraggia e mi entusiasma ad andare avanti, e dobbiamo coltivare. Se non ci sono loro si impoverisce la parrocchia. Spero che continuino, me lo auguro tantissimo. E sicuramente ti ringraziamo Anna, così come ringraziamo le catechiste per il lavoro che fate. Don Giorgio, io ricordare Anna Maria anche un'altra realtà, che è quella della banda musicale Umberto Pacicca, una realtà anche importante di Soverato. E a questo punto io ti passo il microfono, perché dopo tutti i complimenti di Don Giorgio vorrai replicare qualcosa, e perché non lanci tu il servizio dell'incoronazione anche? Sì, io ringrazio Don Giorgio, ringrazio tutti quanti per la splendida accoglienza che abbiamo ricevuto oggi, che è tipica di quei centri piccoli dove noi riusciamo davvero a far venire fuori il cuore della comunità. L'8 di dicembre è una giornata che un po' tutte le parrocchie attenzionano particolarmente, leggevo anche dall'Orizzonte che San Sostene per esempio tiene molto anche al momento dell'incoronazione. Dietro c'è una simbologia, perché peraltro passano 9 mesi da questo 8 dicembre all'8 settembre, quando nasce invece la Madonna. Ed è un legame bellissimo,
8 dicembre, 8 settembre alla Natività di Maria, per cui è già dall'inizio della sua natività che il Signore la chiama a questa grande missione di madre, ed essendo la madre del Cristo uomo Dio e la regina anche, perché lui è il re della terra, il principe della pace, e Maria è anche regina, quindi merita anche questo riconoscimento che la pietà popolare in alcuni paesi, in alcuni centri, come diceva lei, incorona la statua della Madonna, proprio per significare questa sua regalità di amore, come la regalità di amore del figlio. Quindi abbiamo una regina che ci vuol bene e ci accompagna anche nel cammino della nostra vita, una regalità di amore quella di Maria. Rosi, a te l'onore. E allora parlavamo di incoronazione e facciamo così vedere, ricordando le immagini, ma anche la cerimonia dell'incoronazione Ausiliatrice. Al termine della solenne celebrazione eucaristica tenutasi nel cortile dell'oratorio, il corteo guidato dal parroco Don Pasquale Rondinelli ha raggiunto la piazza, dove in una zona capace di regalare sempre emozioni. Pasquale, nel segno della tradizione e della fede, tutti questa mattina col naso in su per adorare e per ringraziare Maria. Sì, credo che non ci sia cosa più bella che alzare gli occhi al cielo dopo essersi resi conto che solo il Signore, insieme con la Vergine Santissima, possono darci una mano in questo mondo per crescere, per far crescere tutto il bene possibile. Perché ci rendiamo conto da soli che nel momento in cui mettiamo via il Signore, mettiamo via quello che è il soprannaturale, la presenza di un Dio che ci vuole bene, di un Dio che è padre e anche madre, comincia nella nostra vita una serie di contraccolpi per cui tutto va a rotoli e piano piano distruggiamo tutto il bello e il bene che noi siamo. Noi siamo stati fatti per essere belli e buoni. E allora solo se guardiamo a colui che ci ha fatto e alla Vergine Madre che ha contribuito attraverso il dono della maternità del figlio a farci venire l'amore e la tenerezza di Dio, solo se facciamo questo possiamo crescere in bontà tutti. Ecco, dicevamo nel segno della tradizione, un momento molto importante per la comunità di Soverato. Sì, è un momento molto importante, ormai questa tradizione è lunghissima, va avanti da moltissimi anni. Si può dire che Soverato non ha molte tradizioni, ma coronazione della Vergine, la festa di Portosalvo, anche l'Addolorata, chiedo scusa. Queste sono le tradizioni che abbiamo e tutte sono religiose, tutte hanno a che fare con la Madre di Dio, questa madre ricca di tenerezza e di bontà nei confronti di ognuno di noi. Ecco, allora qui siamo, io prego,
la maestra Barbara di raggiungermi un pochino più vicino a favore di telecamera. Sono insieme a Barbara Froio, che noi la conosciamo come insegnante, ma ha avuto la brillante idea, possiamo dire anche gustosa idea, di scrivere un libro, Maramenti, che adesso lei a me spiegherà che cosa significa, perché so che è un'espressione dialettale, e poi ovviamente come nasce l'idea di scrivere questo libro, di cui poi sveleremo il contenuto ovviamente. Maramenti significa mi ricordo, è un vecchio modo di dire, proprio dialettale, e quando lo diciamo ci battiamo la mano sulla testa a dire mi ricordo quella cosa. E allora i nostri nonni dicevano maramenti, ti ricordasti? Proprio è un termine che va giusto nel significato che noi vogliamo dire in quel momento, come tutte le parole dialettali d'altronde, che hanno proprio un significato specifico, non c'è bisogno di girarci intorno, basta dirlo e facciamo capire quello che vogliamo dire. Allora, il libro è stato presentato proprio pochi giorni fa presso la sala consigliare del comune, e lei, tra la correzione di un compito e un altro, ha deciso di scrivere. Ho spaziato un pochettino in giro per l'Italia, anche perché faccio parte anche di un gruppo nazionale, siamo l'Italia nel piatto, siamo una rappresentante per ogni regione, io sono la rappresentante della Calabria, e ogni mese presentiamo un prodotto, un piatto tipico proprio della nostra regione. E poi però, andando in là con gli anni, ho pensato di mettere insieme tutte le ricette tipiche del territorio soveratese. Alcune sono proprio tipiche di Soverato o delle nostre famiglie, perché logicamente, come ogni piatto tradizionale, ogni famiglia ha la sua variante, minima cosa, però la variante c'è. E così mi sono messa, e sono orgogliosa di un fatto: oltre a scrivere le ricette ho fatto anche le foto, non sono una fotografa, le mie fotografie sono fatte con il tablet, e sono contenta quando la gente mi ferma e mi dice dalle foto traspare non soltanto la qualità, il gusto del piatto, ma la passione che tu ci hai messo, ed è proprio quello che io ho voluto mettere nel libro, la passione per il mio paese. Certo, quindi sono ricette locali con ingredienti locali, ce n'è una alla quale è più legata? Allora, una alla quale sono legatissima. Facciamo vedere. Allora, io adesso ve lo farò vedere. Io ho diviso il libro, le ricette, in stagioni, perché non sono una chef, sono soltanto una donna che ama cucinare, e ho seguito i nostri nonni che cucinavano con gli ingredienti di quella stagione. Quindi a Natale, per esempio, noi la vigilia di Natale, come oggi, dovevamo fare le zeppole con i ceci. Bene. Questa era io tengo molto, e questo periodo ci deliziava, e questa proprio metto così. La facciamo vedere allora a favore di telecamera, questa è la ricetta, la possiamo preparare? Dopo carnevale, perché è a base di maiale, e quindi è il periodo in cui si fa il maiale, è un salume che ormai, non si fa più, perché è fatto con la pancia del maiale, che in dialetto si chiama proprio dura, e poi la lingua e altre parti del maiale, che viene essiccato proprio come un capicollo. Questo per carnevale, ma vogliamo dare, abbiamo ancora qualche ora di tempo per preparare la cena di Natale. Che cosa consiglia? Nel suo libro, ad esempio, che cosa possiamo... Si mangia baccalà, obbligatoriamente baccalà, e poi si mangiano le zeppole, i zippoli e i ciceri. E c'è nel suo libro...
ricetta la possiamo vedere, è facile da rintracciare, così la mettiamo anche a favore di telecamera. Ecco, vediamo un po' se la possiamo. Comunque veramente la maestra Barbara sta sfogliando il libro. Io sfoglio il libro così perché le ricette sono tante, dovremmo cioè io sono partita con diciamo che stasera che pagina devono aprire di Maramenti per cucinare? A guardare su Inverno oppure su Antipasti per sapere gli antipasti che vogliono fare, o ancora per i dolci, perché noi stasera sui dolci abbiamo i crucetti a pignolata e sono proprio i dolci tipici nostrali, oppure il confetto, si chiama così, cumpetto, qua giurgiulena con i semi del sesamo, che sono proprio i dolci dei nostri nonni, dolci semplici, con ingredienti che loro avevano, non c'era bisogno di andare a comprare. E poi io voglio dire una cosa, e ringraziarli proprio i nostri antenati, perché hanno fatto di necessità virtù, cioè tutto quello che loro avevano lo hanno utilizzato per preparare dei piatti gustosi, succulenti, che noi ancora oggi dobbiamo gustare e rifare. Assolutamente sì, le tradizioni appunto vanno sempre rivalutate anche con qualche variante, perché logicamente siamo cambiati noi, sono cambiati i tempi e quindi è umanamente impossibile dire che sono uguali a quelli di una volta, però se ci mettiamo la passione riusciremo. Assolutamente, noi ringraziamo allora Barbara Froio, autrice di Maramenti, quindi Il profumo dei ricordi, il racconto delle ricette suveratane, appunto di Barbara Froio. Noi invitiamo appunto ad acquistare perché ci sono delle ricette succulente, ricette del territorio, ricette calabresi. Grazie. Far conoscere. Grazie, tanti auguri. Grazie. Di buon Natale e buon pranzo. Grazie. Bene, allora noi sia pure qui accanto a me. Ah, no, è andata? Va bene, no, va bene. Noi allora con gli auguri di Natale ci fermiamo un attimo qui dalla diretta. Gli auguri di Natale del quartiere Corvo di Soverato, degli auguri un po' particolari, diciamo molto luminosi. Ci ritroviamo subito dopo insieme ad Anna Maria, qui sempre dalla chiesa Maria Santissima Addolorata. Quest'anno è un Natale un po' particolare per il Corvo. Abbiamo pensato di fare una piccola, chiamiamola così, una piccola illuminazione nel giardino dell'Afadi. L'abbiamo voluto chiamare il giardino degli angeli. Gli angeli sono i nostri ragazzi dell'Afadi. Come tutti ben sanno, il Corvo è ospite nello stabile dell'Afadi. Quest'anno c'è stato un lavoro un po' particolare, nelle riprese avete visto quanto sia stato illuminato, non ci vogliamo paragonare a Salerno logicamente, però i nostri collaboratori hanno fatto veramente un lavoro splendido. Poi si sa, a Natale ci si sente tutti un po' più uniti, un po' più buoni, e quindi ci siamo dedicati a questo messaggio. Sono Carmelo Armocida e sono uno dei promotori, assieme alla Presidente e ad altri, Ciro Esposito, Pasquale Mosca, e abbiamo cercato di fare il nostro meglio. Riusciti, come diceva la Presidente, non vogliamo perfetti, diciamo che per il Paese diciamo è abbastanza, diciamo, sufficiente. Questo è lo scopo di quello che noi vogliamo raggiungere, cioè augurare a tutti il Buon Natale assieme ai nostri ragazzi, come diceva la Presidente, dell'Afadi, che sono ragazzi splendidi e quindi meritano tanto, e noi cerchiamo di dargli tutto ciò che possiamo. Io devo ringraziare alcune persone del quartiere Corvo, del vicinato, perché hanno anche collaborato portandoci qualche ramo luminoso. E in maniera particolare ringraziamo Francesco Manetta, che ci ha visto lavorare un pomeriggio e poi è arrivato qui spontaneamente a portare. È stato fatto dal Corvo. Noi non abbiamo chiesto aiuto.
tutti del grazie, grazie ancora a tutti i nostri ospiti. Michele Affidato, orafo. Affidato, orafo. Totò diceva che a volte è difficile fare la scelta giusta perché o sei roso dai morsi della coscienza o da quelli della fame. Royal Bistro e Royal Bar a Locri, la strada del gusto e via Tevere. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Per prenotazioni 327-114-3581. Aquino è ceramiche, marmi e lavori in polistirolo, rubinetteria, arredo e accessori bagno, pavimenti e rivestimenti interni ed esterni per ogni tipo di locale,
camini, termocamini e stufe a pellet, strutture in legno lamellare. You're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. La tua casa, dentro e fuori, ha bisogno di tempo e novità. Noi te la restituiamo completa. Aquino Ceramiche e Marmi, a Marina di Gioiosa Ionica. But you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Cormar nasce come risultato di 25 anni di impegno per costruire una forte reputazione nel settore dell'autoriparazione, integrità. Derivanti dalla dedizione e dalla passione verso un progetto che non si pone confini. Cormar, di Marcello Cordiano, in Viale Europa, a 5 Frondi. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Well, the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. Avremmo anche patito il freddo, ma abbiamo già raccolto parecchie soddisfazioni. Assolutamente sì, io ringrazio davvero ancora una volta per l'accoglienza Don Giorgio, ma tutto lo staff, se così possiamo dire, di tutti coloro che quest'anno ci hanno allietato anche con questa nostra diretta, che hanno davvero reso ancora più preziosa questa giornata, questa mattinata qui a Soverato Superiore. Restituiamo le soddisfazioni, io le restituisco a Pirgo per esempio, dove sono stata accolta benissimo, ho lavorato insieme a tutta la parrocchia e praticamente il pomeriggio successivo, anzi il pomeriggio relativo alla domenica scorsa, si svolgeva il presepe vivente animato dai bambini e noi abbiamo ricevuto, grazie ad Albano, delle splendide immagini che naturalmente abbiamo montato insieme e adesso ve le facciamo vedere.
E allora, dopo aver visto le splendide immagini di questo presepe vivente, continuiamo a parlare di presepe vivente, anche perché siamo naturalmente nel periodo. E a proposito, visto che siamo nella fase conclusiva di Domenica in Piazza, quella che riguarda gli appuntamenti, diamo l'appuntamento, quello del centro storico di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, la sesta edizione del presepe vivente. Quest'anno il protagonista è il Quarto Re, e a cura dell'associazione Presepe Vivente, scritto e diretto da Domenico Cosentino, per la direzione artistica di Giuseppe Antonio Stillo. Si svolgerà nei giorni 29 e 30 dicembre nel borgo, a partire dalle 17 fino alle 21, quindi due giornate in cui si potrà davvero godere di questa rappresentazione artistica curata nei minimi particolari, in quello che io chiamo un presepe nel presepe, che è appunto, come dicevo, il borgo di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio. L'associazione organizza ormai uno degli appuntamenti più importanti del comprensorio. Intanto la regia ci sta proponendo le immagini che si riferiscono all'edizione scorsa, e il meraviglioso borgo medievale caratterizzato da strette viuzze che si snodano fra i numerosi palazzi, portali in granito, fa da naturale cornice teatrale all'ormai consolidato evento che, come dicevamo e lo ripetiamo, si svolgerà nei giorni 29 e 30 dicembre. È diventato nel corso degli anni un potente richiamo turistico per visitatori provenienti da un po' tutta la Calabria, i quali, oltre ad assaporare la magica atmosfera del Natale, conosceranno le bellezze del territorio attraverso una manifestazione che ne esalta proprio le potenzialità. E allora, giusto qualche nota tecnica: l'edizione del 2017 è caratterizzata da oltre 35 postazioni e parteciperanno circa 150 figuranti. Come al solito, le guide accompagneranno i visitatori in piccoli gruppi lungo il percorso. Tutto si svolgerà nel rispetto della scena e delle musiche. E ricordiamo, poi le guide esigono sempre quel silenzio che permetterà proprio agli spettatori di assistere come a teatro a questa magnifica rappresentazione. Ecco, questo è l'appuntamento che riguarda il presepe vivente di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, ma ovviamente in tutto il comprensorio, in tutti i paesi, ogni località, ogni comunità organizza il presepe vivente, una manifestazione sempre molto sentita e attesa. Esatto, Rosy. Che dire, noi abbiamo voluto abbracciare questo countdown al Natale con sei puntate che ci hanno portato in diversi paesi, ma abbiamo scelto soprattutto dei centri piccoli e inusuali per quanto riguarda, diciamo, l'esposizione alle camere. Lo abbiamo fatto perché Domenica in Piazza deve far battere un cuore, che è quello delle comunità. Anche oggi per noi è stato un successo, perché comunque siamo riusciti a raggiungere un obiettivo importante: far parlare persone che di solito non vivono sulla cresta dell'onda mediatica. Ed è questo quello che continueremo a fare con il nostro lavoro, quello che appunto è mosso dalla nostra passione, dalla passione anche per i territori, per le bellezze dei luoghi, per l'arte, per le tradizioni e quant'altro. Quindi si continuerà in questo senso, Anna, anche con l'anno che verrà. Certo, hai finito con gli appuntamenti? Io ho altri due appuntamenti. A questo punto parliamo, ecco, dei paesi limitrofi che, come dicevamo, organizzano sempre manifestazioni molto interessanti. Allora, il concerto di Natale, ad esempio, a Gasperina, presso la palestra comunale, il 28 dicembre, è la quarta edizione, quindi una manifestazione consolidata. Direttamente poi dal 60° Zecchino d'Oro ci sarà una guest star che è Maria Pucci, una ragazzina che appunto si è esibita al concorso Canoro. Dopodiché ci trasferiamo a Montepaone, nel centro storico, ed è bello anche perché almeno in questo periodo i centri storici davvero vivono questi momenti che diversamente in altri periodi dell'anno purtroppo sappiamo che... Infatti mi fai venire in mente che Gerace peraltro ha riaperto le sue strade proprio in questo periodo natalizio, proprio con delle manifestazioni che di solito sono riproposte in estate, e lo ha fatto anche per Natale. Così facciamo questo ponte tra il catanzarese e il reggino.
Bene, allora ritorniamo a Montepaone Centro Storico. Dal 21 è stato inaugurato il 21 dicembre, ma fino al 3 gennaio rimarrà aperta la via del Presepe, che si potrà visitare dalle 17.30 alle 19.30. E sempre a Montepaone Centro, il 28 dicembre c'è il concerto di canti natalizi alle 18 presso la Chiesa Maria Santissima Immacolata. Ecco, io con gli appuntamenti ho terminato. E io termino ringraziandoti, perché oggi è tutto merito tuo, grazie di averci accolto nel tuo territorio, quello che quotidianamente curi per il TG News e non solo di Teremia, anche il 60 News e quant'altro, e quindi buon lavoro, perché qui hai davvero davvero tanto da fare. Grazie a te Anza Ferro, ringraziamo tutti voi per essere venuti qui per far conoscere anche questa porzione di territorio, e ne è valsa veramente la pena, io lo sapevo. Ma volevo proprio appunto valorizzare questo borgo. Noi continueremo allora facendoci intanto gli auguri per un sereno Natale e per un prosperoso 2018, e continueremo a raccontare appunto i luoghi e tutto quello che c'è da sapere, e quindi ai nostri telespettatori i migliori auguri per un sereno Natale. Certo, grazie a Felice Ferri ancora una volta, grazie, auguri. È sempre domenica, si sveglia la città con le campane. Michele Affidato, orafo. Thank you.
Michele Affidato, orafo. Totò diceva che a volte è difficile fare la scelta giusta perché o sei roso dai morsi della coscienza o da quelli della fame. Royal Bistro e Royal Bar a Locri, la strada del gusto e via Tevere. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Per prenotazioni 327-114-3581. Aquino è ceramiche, marmi e lavori in polistirolo, rubinetteria, arredo e accessori bagno, pavimenti e rivestimenti interni ed esterni per ogni tipo di locale, camini, termocamini e stufe a pellet, strutture in legno lamellare. La tua casa, dentro e fuori, ha bisogno di tempo e novità. Noi te la restituiamo completa. Aquino Ceramiche e Marmi, a Marina di Gioiosa Ionica. But you don't know it's true. Cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you... Yes. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Cormar nasce come risultato di 25 anni di impegno per costruire una forte reputazione nel settore dell'autoriparazione. Integrità, coinvolgimento, crescenti investimenti hanno condotto alla creazione del marchio Cormar. I prodotti nella loro funzione garantiscono un incremento e perfezionamento delle prestazioni dei motori, rispettando tutte le norme che ne preservano l'ambiente. Cormar è da sempre motivo di orgoglio e soddisfazione per coloro che ne fanno parte, aspetti derivanti dalla dedizione e dalla passione verso un progetto che non si pone confini. Cormar, di Marcello Cordiano, in Viale Europa, a 5 Frondi. Son, and children listen to hear sleigh bells in the snow.